È stato ritrovato senza vita Cristian Muntagnu, il 47enne romeno sparito da oltre 2 settimane e da diversi giorni al centro di ricerche. Il corpo è stato rinvenuto in stato di decomposizione nel piano interrato dell'edificio Mai Ultimato, che si trova alle spalle del centro commerciale Il Grillo di Villa Rosa a Martinsicuro, dove l'uomo era solito chiedere l'elemosina, con una profonda ferita alla testa e tante altre al viso, all'addome e alle braccia. Chi l'ha ucciso lo ha fatto con ogni probabilità nell'area che si trova sopra e poi ha trasportato il corpo da un piano all'altro coprendolo con inerti di lastre di catrame. A trovare il cadavere sono stati i cani molecolari dei carabinieri di Bologna che ieri hanno perlustrato tutto il vecchio edificio. Tra gli elementi al vaglio degli investigatori le testimonianze di alcuni commercianti della zona. A loro Muntagnu aveva raccontato di essere stato aggredito di notte da qualcuno che voleva i suoi soldi, quei pochi soldi che metteva insieme con l'elemosina, ma lui direttamente non aveva mai denunciato. Un fatto che ci ha sconvolto, cioè pensavamo che stesse qui in zona comunque il ragazzo. E qualche volta l'avevamo visto, però non sempre, cioè nel senso qualche volta così. Adesso io sono con il Cristian adesso per 7 anni. Boh, adesso io non vedo Cristian più per marzo. Con le femboaie io vedo Cristian tutti i giorni. Boh, marzo io no. Quello ieri per il cadavere io guardo la Facebook per Cristian, quelle moto, gli italiani. Io non lo so per Cristian per moto. Il cadavere viene qua tutti i giorni. Dove sta Cristian? Dove sta Cristian? Io non lo so. Le persone che frequentano i negozi del centro commerciale hanno raccontato che Christian arrivava tutte le mattine con lo zainetto dove teneva le sue cose. Molta gente gli offriva da mangiare o gli regalava degli abiti o quello di cui lui aveva bisogno. Il romeno è stato sempre considerato un buono, una persona gentile che non ha mai fatto male a nessuno. Che non ha chiesto mai niente a nessuno con la forza, era umile, gentile, a volte aiutava il bar che stava prima lì, c'era anche un tabaccaio, gli aiutava magari a fare qualche servizio, gli davano qualcosa per mangiare, si metteva lì davanti all'Eurospin senza disturbare mai nessuno, poverino, veramente. Io ci sono rimasta malissimo, io ieri quando il mio compagno me l'ha detto, io sono stata male, male, mi sentivo male dentro tutta la giornata a pensarlo. Un signore che era uscito dall'Eurospin mentre se ne andava in macchina, gli era caduto il portafoglio dalla tasca, lui poverino è andato, li ha preso il portafoglio e gliel'ha ritornato al signore che l'aveva perso. E gli ha regalato qualcosina così per farlo mangiare per ringraziarlo. Quel giorno non lo posso dimenticare mai. Piangeva come un bambino, che era stanco, aveva girato diversi posti, Caritas, tutte le Caritas qui intorno, ma dicevano che non c'avevano posto e quindi avrebbe fatto la stagione e poi sarebbe ritornato al suo paese perché non ce la faceva più. Mi raccontava dei suoi genitori, di suo padre, sua madre, i lavori che aveva fatto lì. Non si può dire niente di Cristiano. Cristiano, bravissima persona. Non c'ho che aggiungere perché veramente ancora solo a pensiero, io ci penso, non mi sembra vero. Non mi sembra vero per quando era bravo.